anche prima ho fatto riferimento al viaggio dopo la partita, perché il tifoso, quando l'arbitro fischia, ma questo vale a Terni, vale a Livorno, vale a Napoli, vale ovunque sono stato io, no? E quando l'arbitro fischia la fine, la domenica o il sabato, e finisce la partita, c'è da arrivare a mezzanotte e c'è tanta gente che vive per la propria squadra di calcio, che magari non ci cena perché la squadra gli passa la fame e il sabato sera non mangia perché la squadra di calcio ha perso, no? Che è un atto d'amore bellissimo, ma ti porta a volte anche a esagerare nei commenti, in quello che scrivi. E io dico sempre, ad appassare la nuttata, perché quando perdi una partita il tifoso, che è insieme all'allenatore e al presidente, sono quelli che ovviamente la sconfitta la sentano più di tutti, no? Quindi in quei momenti lì ci vuole equilibrio, perché è il momento peggiore, no? Ma anche voi, anche il giornalista tifoso in quel momento lì che non lo fai perché ti pari con Lucarelli, no, Tizio, Caio, Simpro, è perché in quel momento lì ammazzeresti qualcuno se tu ce l'avessi fra le mani, perché la tua squadra del cuore è perso. Quindi è ovvio che, però non è semplice farlo capire a chi legge o al ricevente di eventuali messaggi: quello ha sbagliato il gol, l'altro ha fatto la papera, il difensore non ha marcato, lui è incapace, lui non può giocare. Io mi ricordo sempre, ho ricevuto un messaggio dopo il Pisa di un tifoso che mi ha scritto su Messenger: mister, per piacere, Sorens non ce lo meritiamo. Per dire, no, io penso che lo stesso tifoso, che sono sicuro che mi riscriverà tra oggi e domani, non ha più sbagliato una, no, nel senso, magari fra un po' di tempo mi scriverà: mister, avevi ragione a insistere su Sorens, no? Però per dire che io lo capisco, che cioè, non si può colpevolizzare il tifoso, perché in quel momento lì, quando la sua squadra del cuore perde, gli hai rovinato la giornata, gli hai fatto un sopruso. Quindi la reazione può essere qualunque.